Sono partita da Modena e sono venuta a Londra nel 2013, più o meno 4 anni fa. E inizialmente non volevo venire a Londra, ma ero nella destinazione di andare a New York. Ma ovviamente andare a New York è molto più costosa anche per il problema del visto, quindi c'erano troppi problemi. Quindi ho deciso Londra perché appunto c'era già mia sorella. Mia sorella era già qua da 2 anni, che è venuta qua all'età di 18 anni, quando appena compiuto 18 anni ha deciso di venire qua perché a lei non piaceva la situazione in Italia, quindi lei non si sentiva proprio italiana. E Londra rispetto a Modena è una grande città e ha una storia di diversità molto più elevata, ha molto più esperienza rispetto a Modena. E, a livello lavorativo ha molto più persone di diverse culture che riesce a trovare dappertutto. È molto più normale vedere una donna nera o una donna asiatica che è insegnante che in Italia, quindi sono due cose diverse. Appunto lo dico perché mio padre ha studiato giurisprudenza e non ha avuto l'occasione di essere avvocato, quindi lo dico per esperienza, perché una persona che ha fatto 5 anni di giurisprudenza non è riuscita a trovare lavoro nel suo campo. Prima di venire a Londra ho fatto un anno di grafica pubblicitaria a Bologna e dopo che ho finito il corso ho speso 6 mesi a cercare lavoro perché volevo finanziare la mia università di fotografia a Milano. Però non ho trovato lavoro, quindi ho chiesto ai miei di aiutarmi a finanziare la scuola e per i miei genitori erano troppi soldi e quindi mi hanno suggerito di trasferirmi a Londra con mia sorella e di andare all'università perché l'Unione Europea avrebbe finanziato il mio corso. La mia passione per la fotografia è nata 6 anni fa. Ho iniziato a interessarmi sul fotogiornalismo, a raccontare sui problemi sociali delle persone in Africa e anche in Europa, specialmente sull'immigrazione. Volevo fare un progetto sulle persone che sono arrivate dall'Africa fino a Lampedusa, ma non sapevo come andare a Lampedusa e da lì i miei genitori mi hanno suggerito di fare interviste alle persone che loro hanno aiutato in questa comunità africana a Modena. E ho avuto l'opportunità di intervistare 2 persone, un ragazzo di 22 anni e l'altro ragazzo di 28 anni. Mi hanno raccontato la loro esperienza e l'esperienza era molto negativa. Sono stati 6 mesi nel deserto della Libia e appunto hanno speso un sacco di soldi per fare questo tragitto. Mi ricordo che mi hanno raccontato che in Libia c'era ancora lo schiavismo, le persone vengono vendute, i bambini vengono venduti alle persone. E mi ricordo che mi hanno anche raccontato che c'erano bambini di 12 anni che hanno queste grosse pistole che li puntavano sempre addosso per farli forzare a lavorare nei campi. E c'erano giorni che non potevano bere acqua, c'erano settimane che non erano lì senza mangiare. Quindi è stata un'esperienza negativa. Quindi il punto è perché mi sono concentrata sulle loro storie perché quando arrivano in Italia vengono sempre viste come persone negative, non so, come se fossero persone malvagie che non sono volute. Invece sono persone che stanno scappando da una situazione che è in Africa che non è delle migliori. Molti di loro scappano dalla guerra civile, alcuni vogliono una vita migliore, tutti vogliamo una vita migliore. Quindi è una cosa che mi è interessato molto. Prima di fare fotogiornalismo, cioè per un periodo di 3 anni, ho fatto moda. Quando sono venuta qua a Londra ho fatto l'università di fotografia e ho lavorato con diverse agenzie di moda che loro hanno diverse modelle, però mancava sempre quella modella di colore o quella modella asiatica. Quindi era un po' per me monotono fotografare sempre la stessa persona, quindi è uno dei motivi perché ho lasciato moda. Mi ricordo che quando ho fotografato questa ragazza giamaicana, lei mi ha detto che aveva i capelli afro, l'hanno costretto a tagliare i capelli perché doveva avere questo look ideale per il mondo della moda. Oppure mi ricordo che quando avevo sempre i make-up artist che non erano nere ma erano bianche, che truccare ragazze di colore, non avevo sempre il fondotinta esatto della loro pelle e queste ragazze dovevano scappare in bagno e togliersi il trucco per truccarsi. Quindi è una storia un po' imbarazzante, pure ragazze che non potevano avere gli extension, oppure non potevano avere le treccine, oppure i rasta. Quindi c'erano troppe regole nel mondo della moda, quindi ho visto che la moda è un mondo, non è
fatto per tutti, ma è un fatto per certe persone. E quando ho fatto l'università di fotografia alla Ravensbourne e dopo 3 anni ho fatto il mio progetto finale che si chiama My Little Village, che appunto volevo concentrarmi sulle vite quotidiane delle persone in Africa, ma specialmente in Nigeria, perché è da dove provengo io, e raccontare le loro vite quotidiane, raccontare gli aspetti positivi di queste persone, perché ho visto che nella media raccontano sempre gli aspetti negativi. E dopo il progetto ho fatto 2 mostre per il cliente dove ho esposto le mie fotografie, so appunto queste 2 foto. Questa qui è la foto di un uomo che ho visto nel villaggio che mi ha preso, quindi ho deciso di fotografare lui, sia lui che suo figlio. E questa qui è la fotografia di mia nonna che ho fotografato, però quando sono andata lì lei non è riuscita a vedermi perché ha perso la vista. Quindi l'unica cosa che sono riuscita a fare è prendere la sua foto, quindi mi ha lasciata con questo sorriso qua. Mi sento 50 italiana e 50 nigeriana. E perché dico italiana? Perché non mi sento 100% italiana, perché ho vissuto in un periodo dove per 18 anni non sono vista italiana perché non avevo cittadinanza italiana e la gente non mi vedeva in italiana, quindi non mi sentivo italiana. Il motivo anche perché non mi sento 100% nigeriana, perché quando vado in Nigeria per vacanze le persone non mi vedono nigeriana ma mi vedono europea, dicono che mi comporto come un'europea, quindi mi sento 50 di qua e 50 di là. Gli altri italiani a Londra mi vedono italiana, non fanno niente, nessuna discussione. Invece gli inglesi che vedono che sono italiana alcune volte si stupiscono perché non hanno mai sentito un'afro-italiana, per loro non è normale, non è una cosa che esiste. Per loro molte volte pensano che sono francese o portoghese, quando dico se sono italiana dicono: ah, ma quindi parli italiano? Ah, quindi ma com'è la situazione in Italia? Le cose che mi mancano d'Italia prima innanzitutto sono il cibo. Il cibo mi manca, perché il cibo italiano mi manca anche la cucina di mia mamma, mi manca anche la mia famiglia, mi manca le architetture italiane, per esempio vedere le case un po' colorate, andare in giro per strada alla sera senza timore che qualcuno ti accoltelli per strada, perché qua a Londra ho sempre paura di uscire da sola. E altre cose che mi mancano, per esempio anche il sole, mi manca i paesaggi, e mi sento molto più libera a vivere a Londra che a Modena, perché qua a Londra posso anche girare con gli afro, posso vestirmi come mi pare senza aver timore che qualcuno mi guarda in modo strano. Invece a Modena devo sempre comportarmi bene, perché ho sempre paura che la gente mi guarda in modo strano, anche quando per esempio giro con i capelli afro o che mi vesto in modo un po' alternativo, la gente inizia a guardarmi strano. Quindi mi sento molto più libera qua a Londra che rispetto a Modena. Per ora non penso di tornare in Italia. Se le cose non cambieranno, se specialmente nel campo culturale e anche artistica, se le cose non cambieranno, non penso di tornare in Italia per il momento. Penso che rimarrò qua a Londra e penso di approfondire le mie fotografie fotogiornalistiche anche viaggiando in altri paesi dell'Africa e raccontare le storie di altre persone.